cucina, tutta la parte retro ristorante. Un momento particolare lo faccio a tutti loro. E senza ora, voce! Grande Simo! A Moreno, all'Elisa, a chiunque del direttivo. La cantina è ringraziata però, eh! Anche la cantina, però la cantina non l'ho mai circettata. Allora, ognuno... Grande Simo! Comunque lascio la parola se arriva il microfono perché. Viva il Nape! Olè! No, in Spagna! Raga! Olè! Che avevamo combinato quest'anno? Grandi! Forse più tradizionale, diciamo, me lo sentivo col cuore, veramente. Dopo 6 anni, la voce a zero, la fatica al massimo, penso, non lo so, ci vorrà un'altra settimana di ferie per ripiarsi da questa, che non è stata di ferie, ma è stata ugualmente stupenda. Non ci aspettavamo, come diceva Simone, un successo del genere, soprattutto considerando i periodi che corrono, però sia che viene... 6.500 coperti come sono stati quest'anno e rotti, sia vengono 10.000, 50, 1. La cosa più bella sicuramente è mettere insieme 3 generazioni, più di 200 persone che tutti insieme lavorano, chi più chi meno, chi comunque è volontariato, quindi chi dà la propria disponibilità così. 3 generazioni, da ragazzini che sparecchiano di pochi anni alle persone più anziane, la Dina mi viene in mente, che grande Moro, che quest'anno non ce l'ha fatta a venirci a aiutare, è venuta a trovarci in cucina. Viva e si è emozionata. Mantenere anche per i prossimi anni. Moro, 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 tantissimi ancora più di noi e non sono qui questa sera, però vi prego, chi è qui riportategli i ringraziamenti e poi comunque ci rivedremo presto, perché speriamo che la festa avrà avuto il suo guadagno e come tutti gli anni vogliamo riversare questo guadagno che c'è stato all'interno del paese, e possiamo magari farlo con i consigli di tutti coloro che hanno aiutato, nonché dei cittadini e tutti quanti. Quindi ci terremo comunque in contatto e vedremo come reinvestire all'interno del nostro paese i risultati di questo che è stato 7 giorni di puro volontariato. Moro! 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 No, sei l'unico che sta fuori, vieni qui, ringraziamenti sono anche per te. Jessica! Abile al pub, vieni. Racconto solo un piccolo aneddoto di stasera per farvi capire quanto è forte quell'attaccamento di cui parlavo prima. Ci siamo sentiti con la cassa, era finita la fila, e ci hanno comunicato che i coperti stasera erano 961, quindi avevamo enormemente voglia di suonare anche stasera la sirena. E abbiamo proposto una colletta, 1 euro per ogni cameriere. Abbiamo preso 40 euro, naturalmente li hanno dati molti di più, però a quelli che sono arrivati dopo non glieli abbiamo presi. Siamo andati alla cassa e gli abbiamo detto 40 coperti, grazie, vogliamo suonare la sirena. Poi sono arrivati altre 80 persone e non ci ha fatto piacere comunque, insomma. Comunque... Adesso tutti gli anni la segretaria qualche numero, qualcosa ce l'ha detto, ora la vedo lì silenziosa. E poi sarebbe bello che parlasse qualcuno dei nuovi membri del direttivo. Manuel! 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 Con ancora più persone tutto quello che facciamo. Quindi Manuel a nome di tutti? Sì! Manuel! Manuel! Dai, dai! Raga, c'è poco da dire, c'è da dire solo bravi a tutti voi, che grazie a voi insomma la festa si realizza.
Grazie a voi, grazie a Riccardo Megarone che insieme al gruppo degli spettacoli hanno trasformato il pub in quello spettacolo che è laggiù, perché guardate, guardate che spettacolo, ci ha permesso di chiamare un gruppo importante come Billy e come il gruppo di J-Ax. Quindi io dico altro, dico solo la contadina si vive e non si racconta. Guadagnato solo un euro. Che spettacolo! Mi stavo per questo telefono. Allora, stasera la facciamo tutti insieme, anche chi non l'ha fatta mai non può uscire dalla pista. Ok? Il microfono senza fili ce l'abbiamo. Nessuno dei contadini esca dalla pista, la facciamo tutti insieme. Ringraziamo anche l'orchestra e la dedichiamo a...